Partiamo da qui, partiamo dalle immagini della adunata dei record a Vicenza, quasi 500.000 di persone, insomma un dato che va oltre le attese. Tra l'altro fra poco ci collegheremo con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, per un bilancio di questa adunata 2024. Partiamo quindi da qui, cari telespettatori, care telespettatrici di Ring, benvenuti anche per questa sera e benvenuti anche ai miei ospiti. È un parterre d'eccezione, Graham Watson. Buonasera Watson, che è capolista della lista Stati Uniti e d'Europa, l'ha voluto Renzi in persona. Watson è uno dei politici britannici più noti per 20 anni all'Europarlamento, lei è stato un avversario della Brexit, un europeista convinto, insomma poi parleremo a lungo con Watson, così come parleremo a lungo con Gio Formaggio, che non è candidato all'Europarlamento ma è esponente di spicco di Fratelli d'Italia, questa sera sarà la voce della maggioranza di governo. Si sono collegati, correggetemi se sbaglio, dalla regia ringrazio anche Tony Esposito e Simone Merlo, Valeria Allocati, insegnante di filosofia a Trento, che è candidata per la lista Pace, Terra, Dignità, che insomma è la lista, lo ricordo sempre, con figura di riferimento Michele Santoro, e poi appunto si è collegato anche Ugo Biggeri, che conoscete in tanti, già presidente di Banca Popolare Etica, tra i fondatori di Banca Etica, e appunto rappresentante del Movimento 5 Stelle, candidato per il Movimento 5 Stelle all'Europarlamento, che è collegato dall'Armenia, se non sbaglio. Biggeri, buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Ecco, noi siamo partiti dalle immagini della adunata, fra poco ci ritorneremo anche per lanciare il sondaggio di questa sera di Ring. È un sondaggio che sta raccogliendo migliaia di telefonate, lo abbiamo lanciato oggi a mezzogiorno. Naia di 6 mesi per ragazze e ragazzi, giusto? È una delle proposte emerse nella giornata di ieri nel corso dell'adunata di Vicenza, a formularla il vice premier Matteo Salvini. C'è già la contrarietà per certi versi, beh, possiamo chiamarla proprio contrarietà, del ministro Crosetto, che dice serve un esercito di professionisti, ma il dibattito è aperto, anche perché Salvini ha detto che presenterà a stretto giro di posta una proposta di legge al Parlamento. Io farei già un primo giro di considerazioni su questo tema, poi lo rivedremo nel corso di questa puntata, anche perché insomma è una proposta ricorrente, a ogni adunata se ne parla, ma che se ne parli oggi con i venti di guerra che spirano in tutta Europa e nel mondo intero ha un peso specifico. Sbaglio, Watson? Sì, l'adunata è qualcosa di fantastico. Ed è anche valido che Salvini dà la sua opinione, è discussa in ogni paese dell'Europa perché siamo in una situazione quasi di guerra. Sappiamo che dobbiamo difendere l'Ucraina, perché se non fermiamo i russi in Ucraina, nessun paese europeo è protetto dall'espansionismo di Putin. Dunque bisogna pensare,
Ma non è il caso di fare un servizio militare per tutti. È il caso di avere un esercito europeo, uno solo, non 27 diversi, con munizioni diverse, con risce trasmettente diversi. Fare un esercito europeo per combattere questa situazione. E l'abbiamo fatto, guarda al Covid. Ci siamo messi insieme anche che non c'erano competenze a livello europeo per combattere il Covid, abbiamo deciso di farlo e l'abbiamo superato in breve tempo. Possiamo fare la stessa cosa. Quindi il modello è quello. Il modello è quello. Però forze deve essere un armate esercito europee. Di professionisti. Perché in una guerra oggi non si può mandare i ragazzi che non sono formati. Vanno tutti a morire così. No, non è così che si fa. E vediamo già in Ucraina cosa sta succedendo. Questa guerra si fa con i missili. Non si fa con i truppi che sparano dai campi. E senta Formaggio, lei Pronto? Cosa ne pensa di questa proposta di Salvini? Direttore, intanto oggi ho mandato un video a Renzi dove c'era Galan che diceva che anche lui voterà Renzi alle europee, visto che il candidato, quindi ho fatto un in bocca al lupo a Matteo Renzi, che abbiamo fatto tante battaglie in radio con Gottardo, e quindi in bocca al lupo per le vostre europee. Ma allora, è già scontato il risultato. Lo dice in maniera ironica. No, lo dico in maniera affettuosa, perché considero Matteo Renzi un bravo politico. E tornando al sondaggio, vedremo che l'80-85%, possiamo già scommetterci, scriverà sì, serve la naia di 6 mesi per ragazze e ragazzi, giusto? Sì, è l'85%, se non di più. Perché? Perché c'è bisogno di educare un po' diversamente queste nuove generazioni. Io ho fatto il militare, ho fatto un anno, erano 11 mesi però ne ho preso uno di rigore perché ero un discolo anche là, e la naia mi è servita molto e penso servirebbe anche ai miei figli, quindi parlo in prima persona. Quindi se non avesse fatto la naia... Nel senso, sarei lo stesso Gio Formaggio, magari un po' peggio. Allora, no, quello che voglio dire è che concordo con il ministro Crosetto e anche con quello che ha detto Watson prima, che abbiamo bisogno di un esercito di professionisti, no? Io ero armiere e aiuto artificiere, mi ricordo ancora bene perché insomma ho armi a casa, però tanti dei miei commilitoni dopo 20 anni, 25, 30 anni che uno non tocca più una pistola, non tocca più un'arma, o, insomma non marcia più e fuori allenamento, non può essere di nessun aiuto in una guerra o in qualcosa. Però la mini naia, e credo Salvini le intendesse così, nel senso sono d'accordo con Crosetto che dobbiamo avere un esercito, soprattutto ad oggi che vediamo che scoppia una guerra ogni altro giorno, dobbiamo avere un esercito di gente preparata, professionista e che è pronta a partire e fa il lavoro. Che lavoro fa? Il soldato. Bene, però sono anche convinto che abbiamo bisogno di, chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo un campus estivo, invernale, di ragazzi. Quindi la famosa mini naia che sì, era stata in qualche modo. Non chiamiamola mini naia, sennò la sinistra comincia a prendere paura, no? Non chiamiamo, via le armi, tiriamo via le armi. Però che uno impari a farsi il letto, impari cosa vuol dire stare in società, in squadra, impari a eseguire e ad ascoltare ordini, perché i ragazzi di oggi non sono più abituati a ricevere ordini. Quindi più che a casa non ricevono ordini, a scuola se una maestra gli parla o una professoressa gli dice qualcosa, apriti cielo, i genitori corrono là. Un ragazzo arriva a 20 anni, 30 anni che non riceve ordini da nessuno e non impara ad ascoltare. Perché è così, è così. Creare un cittadino non vuol dire seguire ordini, vuol dire usare il suo proprio ragione. Noi abbiamo bisogno di formare una generazione che ragiona che ragiona, caro Watson, però doveri, non soltanto diritti, perché spesso adesso non devi montarti tanto la testa, perché ho detto che mi piace Renzi, dalla parte vostra prima arrivano sempre i diritti e dopo i doveri.
Io arrivo da 4 giorni di alpini a Vicenza, Vicenza è la mia città che amo da morire, e lo spirito alpino è uno spirito che parte e insegna prima i doveri delle persone e dopo i diritti. A casa mia i doveri vengono prima. Io sono assolutamente d'accordo che i doveri vanno insieme ai diritti, ma il nostro progetto, il progetto lanciato da Emma Bonino e Matteo Renzi, è di fare una società europea nella quale pensiamo a tutti noi, perché gli esseri umani, noi siamo gli stessi, da sì, dovunque veniamo, in qualunque società viviamo, siamo le stesse persone. Fatemi, bisogna ragionare. Ma non è proprio così, perché con cittadini. Non è proprio così, perché il dibattito. Ma quando allora Emma Bonino con Pannella e compagnia cantante andava in carcere a trovare i detenuti, io vado in carcere a trovare le guardie, vedere se stanno bene, se sono tutti a posto, eccetera. Perché c'è una differenza. C'è una differenza. E non possiamo negarlo. Allora, per quello continuo a parlare di doveri, perché abbiamo il dovere di comportarci bene, perché io ho il dovere di limitarmi, finisce la mia libertà e comincia la tua, non posso invadere o fare qualcosa. Quindi non siamo tutti uguali, ci bisogna fare una distinzione tra buoni e cattivi, tra alpini. Allora, 500.000 penne nere a Vicenza hanno creato meno casino di 200 manifestanti di sinistra del bociodromo che hanno fatto un casino, hanno messo ferro e fuoco a città e hanno assaltato le forze dell'ordine. Io ho visto, Watson, i carabinieri e la polizia con le mani in tasca questo weekend a Vicenza. Erano rilassati, mai visto la polizia e il servizio d'ordine con 500.000 persone con le mani in tasca, sorridenti. Chiarissimo. Fantastico. Allarghiamo il dibattito. Allocati, rappresentante di Pace Terra Dignità, lei è anche insegnante, quindi conosce bene il mondo dei giovani. Naia, mini Naia, lei da che parte sta? Allora, certo la proposta non sorprende, perché si inserisce in un contesto di generale militarizzazione della società, ma soprattutto della scuola. Evidentemente il collega che parlava prima non conosce il mondo dei giovani. Questo sondaggio proposto bisognerebbe proporlo prima di tutto ai giovani per sapere effettivamente cosa pensano. Ci sono preconcetti, c'è un certo qualunquismo oltre che populismo in queste considerazioni che ho sentito. Prima di tutto noi non dimentichiamo che la legge che non ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, ma anche questo è, diciamo, un aspetto che andrebbe valutato, rivisto e considerato. Però parliamo proprio di questo processo di militarizzazione, il senso civico dei ragazzi, l'educazione alla cittadinanza si comunica proprio ai ragazzi in ben altra forma, non sono le 33 ore di educazione civica che sono state introdotte a scuola che risolveranno il problema, peraltro ore non finanziate. E quindi allocati, come si risolve il problema? Quale problema che si vuole risolvere? Mi sembrava quello che non fosse tanto chiaro. La società, quello di creare un sistema militare, quello di oppure quello di consentire ai giovani la possibilità di fare esperienze di aggregazione e quindi anche esperienze di reale formazione di senso civico, non è mettendoli sugli attenti che si educano i giovani. Ma dobbiamo dargli qualche regola, non la date più a scuola. Intanto lei non mi deve chiamare collega, perché io sono stato eletto e il suo partito difficilmente la farà eleggere. E viva la libertà, non so come vi chiamate e non arriverete al 4%, però non può dire che non serve. Ma visto che ragazzi stiamo tirando su, ce ne sono tantissimi di bravi, ma stiamo tirando su anche tanta gente che avrebbe bisogno di essere aiutata a andare dritti un po' di più. Lavoro quotidianamente, quindi mi sia consentito uno spazio di chi vede la questione dall'interno. I ragazzi non hanno bisogno né dei manganelli,
quelli che adesso troppo spesso si stanno usando contro di loro. Cosa sta dicendo dei Manganelli? Se i ragazzi vanno in piazza e attaccano le forze dell'ordine, cosa dobbiamo fare? Porgere sempre la guancia? Questo sta uscendo dalle scuole. Questa è la mentalità di sinistra. Giustifichiamo. Non ha imparato a non interrompere. No, io a scuola ho imparato il rispetto di non attaccare la polizia. Allora, un attimo, perché dobbiamo anche difenderla la polizia. Siamo solo parlano sempre Formaggio, i professori, parlano sempre Formaggio, Formaggio, allora siamo solo è una bella educazione insegnare ai ragazzi che possono manganellare. Allora, è una bella educazione. Formaggio. Allora, dobbiamo arrivare alle 23. Stemperiamo un attimo i toni e torniamo sulla cronaca, visto che stiamo girando attorno all'argomento, poi parto da Biggeri. Andiamo a Padova, dove è stata una giornata di tensione all'università, al Bo, e ci sono poi le parole anche della rettrice. Questa è la cronaca di Valentina Visentini. Tende la protesta, dentro pochi studenti e professori che sono riusciti ad entrare questa mattina molto presto. Gli studenti universitari pro-Palestina che da venerdì sono accampati nei cortili di Palazzo del Bo a Padova hanno cercato di interrompere le lezioni entrando nelle aule della facoltà di giurisprudenza per invitare gli altri studenti ad aderire al boicottaggio accademico, ma l'università ha chiuso le porte e chi era all'interno ha proseguito le lezioni in presenza. Per tutti gli altri arrivati per le lezioni seguenti è stata disposta la didattica da remoto. Nonostante le nostre intenzioni che erano più facilmente possibile entrare a parlare con gli studenti, invitare a mobilitarsi, cosa ha scelto di fare la rettrice? Di bloccarci, di non farci entrare, di bloccare gli studenti e le studentesse e anche di non farli uscire. Gli studenti pro-Palestina hanno annunciato che la mobilitazione non si fermerà. Il presidio continuerà visto che domani pomeriggio è prevista una riunione del Senato accademico dove la rettrice Daniela Mappelli presenterà una sua mozione, un documento in cui condanna le violenze dell'esercito israeliano sui civili palestinesi, ma di fatto non interviene sulla recessione dei rapporti di collaborazione scientifica con gli atenei israeliani. Una mozione dunque che non soddisfa gli studenti in protesta. Soprattutto perché ne abbiamo scritta una e non si capisce per quale motivo la rettrice ne debba scrivere una. Altra anziché discutere quella che porta delle richieste che sono sempre state chiare e a cui la rettrice non ha mai risposto. Noi vogliamo il boicottaggio accademico, di quello vogliamo parlare in un senato accademico che sia pubblico e che comprenda anche la nostra voce. Se la rettrice ha paura di questo vuol dire che ha paura del dissenso e della democrazia come gli altri rettori in Italia che si allineano tra l'altro alla linea governativa che ci dipinge come facinorosi, mentre in realtà siamo proprio quegli studenti, quelle persone che nel mondo si mobilitano contro tutte le ingiustizie. Lo facevamo prima del 7 ottobre e lo faremo finché la Palestina non sarà libera. La mobilitazione è continuata per tutto il giorno con gli studenti in corteo che hanno raggiunto dipartimenti e aule studio, prima scienze politiche, il Liviano, il complesso di via Beato Pellegrino e storia, dove sono entrati per consegnare volantini ed invitare gli altri universitari a scendere in piazza. Tra l'altro c'è una presa di posizione della rettrice Daniela Mappelli in serata. Sono parole abbastanza forti quelle della rettrice. L'occupazione studentesca iniziata nei giorni scorsi ha svelato in maniera inequivocabile la sua natura prevaricatrice. Queste le parole di Mappelli. Totale solidarietà a studentesse e studenti che hanno subito i disagi dovuti alla violenza degli occupanti. Domani, martedì 14 maggio, in Senato Accademico Somme, unico luogo in cui si prendono le delibere e le libere democratiche decisioni d'Ateneo, verrà presentata una delibera prevista da settimane che si occuperà della situazione di Gaza, senza però cedere ad alcuna forma di boicottaggio dei rapporti con gli atenei israeliani. Aggiungo anche questo perché nel pomeriggio, poche ore fa, c'è stata una riunione al Viminale dove appunto c'è un alert specifico, lo possiamo vedere dalla DN Kronos, particolare attenzione a infiltrati in Atenei, è quanto si è deciso nel corso del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi si alza il livello di attenzione nelle università. Biggeri, vengo da lei e la saluto nuovamente, la situazione è così, così da attenzionare secondo lei?
Beh, sicuramente stiamo vivendo una situazione internazionale che richiederebbe molta più attenzione per poter raggiungere un cessate il fuoco. Io voglio ricordare intanto sul tema iniziale che esiste il servizio civile. Chi si interessa dei diritti ma soprattutto dei doveri, quindi il dovere di solidarietà verso gli altri, già oggi un giovane può fare il servizio civile che dura appunto diversi mesi e che può consentire di utilizzare parte del proprio tempo per formarsi, ma soprattutto per aiutare gli altri. Quindi in effetti esiste già una sorta di naia per i giovani, è una naia non militare, è una naia che aiuta veramente l'educazione civica. In questo senso io posso essere anche favorevole a una naia obbligatoria se è una naia che serve ad aiutare lo spirito civico dei giovani. Io a suo tempo ho fatto l'obiettore di coscienza, quando ho fatto domanda di obiezione avrei dovuto fare 20 mesi invece di 12, poi dopo una sentenza della Corte Costituzionale mi ha consentito di fare 12 mesi. È stata una delle esperienze più formative della mia vita, senza bisogno di avere un generale che mi desse degli ordini, ma avendo delle strutture di volontariato in cui sì, mi si dà dei compiti da fare per aiutare gli altri. Questo è anche dovere civico, non è necessariamente legato al militare. Sul tema in generale della Palestina, noi stiamo affrontando un tema di una gravità incredibile. Ci sono persone che i civili inermi che vengono continuamente massacrati. Conosco bene la Palestina, insegno all'Università di Betlemme da 5 anni a un corso di finanza sullo sviluppo e insomma la situazione non è drammatica a causa di quello gravissimo che è successo il 7 di ottobre, è drammatica da molti molti anni e forse la nostra inerzia rispetto a questo tema, al tema del conflitto israele-palestinese, forse bisogna a un certo punto oggi, se non ora, quando intendiamo occuparci di questa situazione gravissima da un punto di vista dei diritti umani. E quindi Ruggeri, mi faccia capire, lei europea, io nonostante che sia un obiettore sono assolutamente a favore di un servizio di una difesa comune europea, perché questo fa risparmiare dei soldi, fa avere una politica comune all'Europa, costruisce più Europa perché gli stati si fondano sui soldi e sui soldati, e quindi nonostante io sia un pacifista sono convinto che serva un esercito comune europeo. Dopodiché però se ci preoccupiamo, come io mi preoccupo, della guerra che stiamo vivendo alle porte di casa, non sarà con gli eserciti che la risolveremo, questo è chiaro a tutti gli strateghi, anche militari. Qui abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato e nessuno ha il coraggio di chiederlo, ma invece facciamo una transizione militare. Quindi, senta Biceri, chiarissimo, le chiedo è cessate il fuoco. Vi chiedo cortesemente di essere un po' più brevi perché abbiamo tanti tanti temi da affrontare questa sera. Le chiedo, Biceri, non ho parlato più degli altri. No, ma assolutamente, ma poi non dico a lei, ma in generale. Il sindaco di Vicenza. Senta, Biceri, questa protesta invece degli studenti universitari pro-Palestina, come la giudica, come la vede? Ma io leggo sempre quello che c'è al di là delle proteste e mi sembra che la situazione in Palestina sia di una gravità inaudita. Ci sono bambini che muoiono tutti i giorni, c'è il Papa che ci chiede di fare tutto quello che è possibile per fare la pace e noi stiamo a disquisire di tutt'altro tranne che fare tutti gli sforzi. Quindi io leggo queste dimostrazioni che a volte possono anche andare fuori da dei confini, diciamo così, ritenuti accettabili dalla maggioranza delle popolazioni, leggo queste manifestazioni come un grido di disperazione perché non vogliamo ascoltare il grido di dolore che viene dalla Palestina, ma un'ingiustizia che ormai è palese a tutti in tutto il mondo, gli stessi israeliani sono preoccupatissimi di quello che succede, che si dissociano dal governo israeliano e di fatto non facciamo niente, quindi capisco che gli studenti poi cerchino di fare qualcosa in tutti i modi. Quindi è una tutto protesta sommato, comprensibile. Dietro questo c'è una passione. È una protesta comprensibile questa, Biceri. Sì, ma, per me sì. Però comprensibile cosa? Nel senso, noi pensiamo veramente che 4 scappati di casa dell'università di Padova che si mettono ad occupare l'università possano influire su un 0,01% di quello che possono essere le sorti mondiali, la guerra, Putin, Israele, Hamas? Ma stiamo scherzando?
Cioè quelli lì stanno fermando un servizio pubblico, perché se io voglio andare a studiare devo essere libero di andare a studiare. Se loro vogliono rompere le balle vanno fuori dall'università, vanno in un campo e cantano. Ecco, io però le consiglierei di studiare anche a lei, perché mi sembra quello lì, a quello lì che ha parlato dell'università di Padova, che spero stia guardando Ring, che è uno scappato di casa, lo inviterei ad fare un anno di militare. Ma lei, allora, stiamo scherzando, Formaggio, ma dai, no offese personali. No, non offendo nessuno, perché scappato di casa non è un'offesa. I ragazzi, allora, è il primo da dover essere riaddrizzato. Uno che va a bloccare un'università è uno scappato di casa, va bene? Bigeri. Ma anche lei in questo momento che urla. Ma vabbè, ma io sono scappato tante volte in Italia, però sono sempre ritornato. Allora. Ma lei poi... Ecco, per fortuna non si sente neanche ecco, più no, niente. Allora, Formaggio, io la prego, perché gli ospiti connessi via Skype hanno sempre qualche difficoltà in più, c'è anche una connessione a volte che va e che viene. Quindi, ecco, i toni cerchiamo un attimo di misurarli. Allora, alleggeriamo un attimo appunto i toni. Vedo Giacomo Possamai che se la ride, che è già collegato, sindaco di Vicenza. Se la ride in tutti i sensi, perché porta a casa un risultato rotondo, possiamo definirlo così, per quanto riguarda la adunata di ieri. Insomma, un successo che è andato oltre le aspettative, sindaco Possamai. 500.000 di persone a Vicenza e tutto è andato liscio. Intanto buonasera davvero a tutti voi e grazie dell'invito. Ma è stata oggettivamente una straordinaria adunata, sono stati 3 giorni meravigliosi per la città, ma anche per tutti coloro i quali sono venuti a Vicenza, nel senso che la cosa più bella è stata vedere quanto felici siano stati gli alpini e non solo gli alpini, anche i cittadini arrivati da tante parti d'Italia per vivere queste giornate insieme a noi. Devo dirvi 500.000 persone a Vicenza, che è una città di 110.000 abitanti, potete immaginarvi l'impatto sulla città, la straordinaria festa che si è vissuta in questi giorni, il clima bellissimo che si è respirato. E sì, l'altra cosa importante è che dal punto di vista organizzativo tutto è andato per il meglio, insomma, proprio una grande festa. Una grande festa con un grande messaggio, perché insomma abbiamo visto tutti lo striscione con gli alpini per la pace, insomma è partito un messaggio per la pace da Vicenza. Era proprio il motto della adunata, il sogno di pace degli alpini, ed è un motto che è stato ripreso in tantissimi striscioni, come state mostrando anche voi in questo momento con le immagini, di tanti gruppi, di tante sezioni che hanno rilanciato questa richiesta, questo messaggio forte di pace in un momento in cui il mondo è toccato da tantissimi conflitti. Chiaramente il primo è quello in Ucraina dopo l'invasione della Russia, ma poi quello medio orientale e tanti altri conflitti che ci sono nel mondo, quindi è arrivato un messaggio forte, una richiesta forte di pace in questa direzione. E senta, sindaco Possamai, è stato anche un evento per le attività, per gli alberghi, per il commercio, quindi il saldo è positivo? Il saldo è molto positivo, devo dire, per tantissime attività economiche della città è stata una grande occasione. Pensate a tutti i locali, i ristoranti, i bar, chiaramente per gli alberghi, ma insomma più in generale si è vista una città viva, chiaramente come poche altre volte era successo in passato, perché 500.000 persone presenti in una città medio piccola come Vicenza, ecco, è stato veramente 3 giorni meravigliosa, ma soprattutto l'aria, la gioia che si è respirata, l'orgoglio anche di essere vicentini e di vedere la nostra città così piena e così fruttuosa è stato grande. Quindi 500.000 di presenze su Vicenza, 1.500.000 all'incirca i telespettatori che hanno seguito questa adunata tramite le nostre emittenti, Antenna 3, Rete Veneta e TV12 per il Friuli Venezia Giulia. Insomma, il risultato è oltremodo soddisfacente. E possiamo dire, sindaco, che gli alpini hanno messo un po' tutti d'accordo da destra a sinistra. Senza dubbio, nel senso che è stata una adunata davvero nel segno della concordia e della capacità di stare insieme. Non abbiamo avuto polemiche, non abbiamo avuto niente di rilevante da segnalare e l'abbiamo portata avanti con convinzione e con gioia.
e ieri si sono visti esponenti politici davvero di tutti i tipi presenti sia durante la sfilata ma anche nei giorni precedenti, quindi insomma la politica è stata veramente unita di fronte a questa grande adunata. Ecco, però c'è vicino io e Giacomo, quindi figuriamoci. Quindi lei sfilava no, vicino a parte gli scherzi, però vorrei complimentarmi con Giacomo, perché sono stati 4 giorni da giovedì a ieri sera. Io non ho mai visto Vicenza bella così, ma mi complimento non soltanto con Giacomo, la sua amministrazione, la sua squadra, insomma chi ha tirato le fila, ma con tutte quelle persone, dal primo all'ultimo, da quello che ha tenuto in ordine i bagni chimici a quello che ha fatto servizio da portare il panino agli altri volontari, perché è stata una macchina che ha funzionato a meraviglia. 500.000 persone e ci sono stati meno problemi di sicurezza rispetto agli altri weekend, un altro po'. Nel senso, è stata una città bellissima e sono d'accordo con quello che ha detto il sindaco di Vicenza quando dice se abbiamo superato lo stress di questa adunata, a Vicenza veramente possiamo fare qualsiasi cosa. Era uno stress test. E cosa si può fare quindi a Vicenza a questo punto, possa mai? Beh, intanto mi faccia riprendere le parole di Gio Formaggio, che ha detto cose molto giuste, nel senso che è stato davvero un lavoro di squadra, nel senso che sì, l'amministrazione ci ha lavorato molto, è evidente, è stato il nostro principale tema in questi mesi, ma è stato un lavoro in cui da chi ha pulito la città nella notte, ecco, anche su questo mi faccio fare un passaggio. Una delle cose più belle di questi giorni è che tutte le mattine le persone si stupivano perché la città era pulitissima, nonostante chiaramente durante la notte, nel giorno precedente, ci fossero state tantissime attività, tantissime persone nei locali, eccetera. Quindi chi ha pulito lavorando di notte per tenere ogni giorno la città pulita, a chi ha seguito tutto il tema dei lavori pubblici, della logistica, dell'acqua. Pensate che il primo giorno, quindi quando c'erano ancora poche persone rispetto a quelle che si sono viste nei giorni successivi, i consumi dell'acqua a Vicenza sono cresciuti del 30%. Provate a immaginare che cosa è successo nella giornata di sabato, ecco, che non abbiamo ancora rilevato i dati. Quindi insomma c'è stato un grandissimo lavoro di squadra, la Protezione Civile, insomma tantissime realtà che hanno collaborato, senza non ce l'avremmo mai fatto. E ovviamente con le nostre dirette abbiamo raccontato tutto questo. Tra l'altro Zaia lo ha riconosciuto, da Trevigiano ha detto: Zaia, ricordo che avevamo il primato, ma i vicentini hanno organizzato l'apoteosi. Grande Vicenza! Al di là dell'orgoglio, ancora più piacere, perché Trevigiano è, perché è detto da un trevigiano, però vicentino è ancora più bello. Senta, sindaco, due cose velocissime, lasciamo da parte per un attimo il più che meritato orgoglio vicentino. Le chiedo che cosa ne pensa della proposta di Salvini sulla naia di 6 mesi per ragazze e ragazzi. Con lei più volte abbiamo affrontato il tema delle baby gang, è stato anche nostro ospite con il sindaco di Treviso Mario Conte. È favorevole o contrario, che poi è il tema anche del nostro sondaggio, al ripristino della naia di 6 mesi per ragazze e ragazzi? Diciamo che intanto ho visto cosa ha detto Crosetto, per cui mi pare che la discussione sia abbastanza chiusa. Lei però dice, è già chiusa. a livello personale mi viene da dire, non credo, diciamo, nella naia obbligatoria, nel ritorno della naia obbligatoria. Credo però che possa essere sensato che sia chiesto ai più giovani di fare 6 mesi di servizio civile, di servizio allo Stato, ai comuni, nelle onlus, cioè che ci sia un tempo di vita, di formazione in cui si fa comunque un periodo come questo può avere un senso. Che si faccia, ecco, si torni alla naia obbligatoria, mi pare sbagliato per tante ragioni, c'è anche un motivo, cioè nessun governo lo farà mai, anche per motivazioni banalmente economiche, ma al di là di questo, che mi sembra più una butad che un ragionamento concreto, che ci sia invece un tempo di servizio pubblico, questo mi sembra una cosa interessante. Senta, le faccio anche un'altra domanda, poi la lascio perché so che deve scollegarsi. Mi dica. Posso solo una battuta? Sì. Non ci stiamo inventando niente, nel senso che c'è già, solo che in questo momento lo fa una quota molto ridotta di ragazze e ragazzi. Giacomo, perché non è obbligatorio? Esattamente. Perché non è obbligatorio? Direttore, prima che Giacomo ci lasci. Non sono direttore, comunque. Insomma, quello che conduce. Allora, prima che Giacomo ci lasci, io voglio sapere dov'è, perché sembra la cappella di una chiesa. Dove sei, Giacomo, con quella tendina molto casta dietro? No, sono un'iniziativa pubblica e mi sono spostato davanti a voi.
il formaggio non si fa i fatti suoi. Sindaco, un'altra cosa velocissima, che è un tema politico, è il tema politico un po' del giorno a Nord-Est, il dopo Zaia. Ieri Salvini ha detto un'altra cosa forse politicamente più pesante, ovvero c'è una lista di 10 nomi per il dopo Zaia. Questo significa che Salvini ha archiviato la battaglia sul terzo mandato, quindi se l'è messa via o no? Lei come la vede? Non l'ho mai aperto. Anche perché tra l'altro insomma tanti la danno in corsa per le regionali 2025, ma insomma questo è un altro tema, tempo al tempo. La danno chi? Io? Sì, non faccia finta. Io. Però come la giudica questa presa di posizione di Salvini? Allora, primo, non mi sembra che Salvini si sia mai particolarmente impegnato sul terzo mandato. Era un bluff. Quindi, Ecco, la semplicemente un po' più netta di prima, ma che Salvini non avesse nessuna voglia di aiutare Zaia era evidente da molto tempo. Che l'abbia definitivamente chiusa, io non ero presente quando ha risposto ai giornalisti, ma ero lì vicino, quindi poi se ne è parlato e ne hanno parlato in tanti lì, da quel che ho capito insomma ha dato un diniego molto molto netto, cioè ha detto proprio del terzo mandato non se ne parla più, quindi questa oggettivamente è una notizia dal punto di vista politico, perché se la questione era ancora mezza aperta era perché si pensava che la Lega, almeno al governo nazionale, questa questione la ponesse. Dopo quello che ha detto Salvini mi sembra di capire che non la porrà più. E sulla lista di 10 nomi, onestamente, sarei curioso di leggerla, ma non riesco a immaginarmela. O forse vediamo la vera faccia di Salvini: più Zaia, più Fedriga, più per rimpiacerle, gente come Vanacci alle elezioni europee. Questa è forse la vera faccia di Salvini. Lei dice. Quindi la vera faccia di Salvini è questa. Io l'ho conosciuto al Parlamento europeo, ho visto le posizioni che ha preso, questo uomo non è per la democrazia. Io temo che sia un vero pericolo per l'Italia. E se dice meno Europa, Salvini, cosa vuol dire? Questo meno Europa vuol dire più Cina, vuol dire più Russia, più Sud-Est Asia, vuol dire meno investimenti, vuol dire meno posti di lavoro, meno opportunità. Lui è lì per spaccare l'Europa, per fare un Italexit come hanno fatto in Gran Bretagna con la Brexit. No, l'Italia ha una tradizione di federalismo, di mettersi insieme, che facciamo adesso a livello europeo, e questo vuol dire più Europa, non il meno Europa di Salvini. Allora, ringrazio Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, grazie Possamai, buon lavoro, buona serata, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Ricordo, abbiamo allocati collegata Pace Terra Dignità da Trento, Ugo Biggeri per il Movimento 5 Stelle, rimangono con noi anche Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, e Graham Watson, Stati Uniti d'Europa. Ci vediamo fra pochissimo. Di nuovo in onda, Ring, Formaggio, Fratelli d'Italia, Watson, Stati Uniti d'Europa, Locati, Pace Terra, Dignità, Biggeri, Movimento 5 Stelle, sono rimasti con noi. Apriamo il dibattito politico vero e proprio, perché insomma abbiamo dedicato un capitolo doveroso alla dunata di Vicenza e a questa proposta che si è riaffacciata, no? Di ripristinare la NAIA, la leva obbligatoria. Poi il dibattito è sempre molto molto ampio. È una proposta che arriva in tempi complicati, con dei venti di guerra che soffiano su tutta Europa. Prima vi abbiamo mostrato la protesta degli studenti pro-Palestina a Padova e vi mostriamo adesso le scritte antisemite che sono comparse al Lido di Venezia. Anche qui c'è stata una condanna unanime del mondo politico, ma anche questa è insomma è un fatto che ci racconta molto di questo periodo. Guardate.
Vi cercheremo casa per casa in tutto il mondo per sgozzare voi e i vostri bambini. Un messaggio dai contenuti violenti che fa rabbrividire, scritto a caratteri cubitali con della vernice rossa, è comparso sul muro dell'ex galoppatoio del Lido di Venezia lungo via Sandro Gallo. Ferma la condanna dal mondo politico, in primis dal Partito Democratico Veneziano e regionale. Parole di violenza, parole forti, parole da condannare per non lasciare il minimo spazio a chi vuole usare questa situazione internazionale che c'è per seminare odio. Dalle fonti in nostro possesso, da poco è stata installata una telecamera lì in zona, nei pressi di una strada. Ci auguriamo che ci si attivi a più presto. La speranza è proprio quella di trovare i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un gesto che va sicuramente condannato e credo che ci sono tutti gli elementi per anche tentare di capire chi lo abbia fatto. Ecco, ci auguriamo che funzioni la telecamera. In poche ore la parete è stata ripulita da Veritas su disposizione del sindaco Brugnaro, che sui social ha fermamente condannato il gesto. A nome dell'amministrazione si legge: condanno le ignobili e infamanti scritte antisemite apparse lungo il muro. Una vergogna che ho prontamente fatto coprire, ha concluso. Fondamentale ora il lavoro delle forze dell'ordine nell'individuare il o i responsabili. È importante capire se c'è una matrice politica ben determinata o se è un cretino che ha voluto fare una cretinata. Questa credo sia la prima cosa, perché se è un cretino va sicuramente punito, ma se c'è una matrice politica credo la preoccupazione debba essere un po' più ampia. E dopo, come minimo, scuse pubbliche, andare a ripulire il muro e dire: sono un cretino, non volevo offendere nessuno. Proprio oggi ha parlato Liliana Segre, lo possiamo vedere dal fattocotidiano.it. Ricevo minacce pazzesche, ma gli odiatori vanno curati. Paura, dopo tutto quello che ho visto, come potrei averne? La senatrice a vita ha parlato di un aumento di minacce nei suoi confronti, di un clima di odio che si è radicato parecchio. Allocati, lei come la vede? Lo percepisce questo clima di odio? Posso parlare? Allora, è chiaro che queste scritte, così come il clima di antisemitismo, va fermamente condannato, questo non c'è dubbio. È chiaro che non bisogna confondere però e strumentalizzare questi episodi, seppur gravi e preoccupanti, non bisogna confonderli con chi invece porta avanti una critica anche severa contro le politiche criminali dello Stato di Israele e quindi chi perpetua quel genocidio che è attualmente in corso contro il popolo palestinese. Noi stiamo assistendo quotidianamente in diretta ad un genocidio, cosa che non è mai avvenuta nella storia. Noi vediamo le immagini di bambini massacrati, bambini che muoiono di fame, bambini che non hanno diritto alle cure mediche, una popolazione che è destinata all'annientamento. Questo è l'obiettivo: annientare un popolo su motivazioni che sono legate su motivazioni etniche, possiamo dire. Noi stiamo assistendo ad un genocidio, per questo sono invece da salutare con favore le manifestazioni di tutti quei giovani che all'interno delle università e all'interno delle piazze hanno consapevolezza di questo. Strumentalizzare queste scritte per associarle a chi invece sta protestando per chiedere la fine di un genocidio e quindi fine della guerra in Palestina, del massacro
del popolo palestinese è fondamentale, cioè non confondere le due cose, perché in questo momento è questo il tentativo in atto. Quindi creare... c'è una strumentalizzazione in atto da questo punto di vista. Sono due cose da valutare in maniera distinta. Sono due cose che l'antisemitismo va condannato, vanno condannato storicamente qualsiasi rigurgito di antisemitismo che può esserci oggi. Altra cosa invece è la richiesta del cessate il fuoco e la fine di un genocidio. Sono due cose diverse che rendono legittime e anzi sicuramente anche meritevoli come le proteste dei ragazzi all'interno di l'università. Sempre direttore, ma però... Ma però, lei dice. È sempre direttore un ma però, perché quello che ha detto la professoressa di sinistra, se l'avessero detto i miei amici di Forza Nuova o di altri partiti di destra, stanotte la Digos andava a prenderli. Che discorsi sono? Che discorsi sono? Dobbiamo condannare tutto quello che è l'antisemitismo in Italia. E glielo dice uno di Fratelli d'Italia che è sempre stato accusato di tutti i mostruosi mali del mondo, motivo, fascista, cattivo, brutto e tutto quanto. Però io non ho mai parlato e non ho mai fatto nessuna distinzione tra ebrei o tante altre cose. Sono stati fatti dei crimini orrendi, però quando vi sento parlare da sinistra che dite sì, brutta la scritta, ma però, quel ma però, professoressa, mi dispiace, ma non si deve dire. Ma però non va detto. C'è una roba del genere, quando dicono cari ebrei di tutto il mondo, veniamo a prendervi e vi sgozziamo i vostri bambini, come hanno fatto il 7 di ottobre, il ma però non ci sta. Poi la guerra che è una vita che va avanti finché ci sarà l'associazione che viene chiamata Hamas, che fin quando ci sarà l'associazione di nome Hamas difesa dalla sinistra anche di questo paese, ci saranno sempre i ma però. Allora le spiego, le chiedo di non usare un tono di voce troppo alto perché va a sovrapporsi con gli ospiti collegati via Skype. Poi Biggeri. Vorrei ribadire il concetto che evidentemente non è stato colto da tutti. Io sto dicendo che cosa è l'antisemitismo, altra cosa è la condanna netta alle politiche di uno Stato criminale che sta massacrando e togliendo dalla faccia del popolo che inerme Israele si sta difendendo. Allora, Biggeri, lei conosce bene la situazione, insegna a Betlemme, ci ha detto Israele si sta difendendo, sto citando Formaggio. È andato al di là del diritto di difesa, nelle legislazioni di tutto il mondo c'è una definizione del diritto di difesa che oltre certi limiti viene superata. Dopodiché noi abbiamo poca memoria storica, cioè l'Italia ha molto da dire sull'antisemitismo, visto che ha fatto delle leggi razziali nell'epoca in cui governavano i fascisti e poi in generale ha subito anche come popolo italiano discriminazione, essendo il nostro un popolo che è emigrato in tutto il mondo, e in tutto il mondo decine di milioni di italiani che sono andati in giro per il mondo sono stati tacciati di essere dei mafiosi o comunque trattati in modo razzista. Ecco, ci scordiamo di tutto questo, quindi il razzismo è sempre da condannare, le scritte che sono apparse sono inqualificabili e questo mi pare assolutamente ovvio. Poi possiamo parlare, ma è un altro tema, di che cosa sta succedendo in Israele in questo momento, e in questo momento è indubbio perché tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, stanno dicendo ad Israele che ha superato il segno, quindi evidentemente è andato al di là del diritto di difesa. E la nuova Europa, l'Europa che verrà con il voto di giugno, come dovrà porsi Biggeri nei confronti di questa crisi medio orientale? Con maggiore forza, con maggiore incisività, dovrà cambiare linea? Cosa dovrà fare nuova Europa? Sicuramente dobbiamo recuperare, paradossalmente dobbiamo recuperare un'attenzione
alla una capacità diplomatica che incredibilmente era maggiore negli anni della Guerra Fredda. Negli anni della Guerra Fredda si aveva veramente paura della guerra, si sapeva qual era il rischio della, di una guerra con potenziale escalation anche nucleari, e quindi si metteva in atto tutte le potenzialità diplomatiche per fermare la guerra. Ecco, noi dobbiamo semplicemente fermarle le guerre, sia in Ucraina che in Palestina, dobbiamo fermarle, perché solo fermandole si potrà discutere. L'escalation militare, l'idea che dobbiamo addirittura mandare delle truppe o investire ancora di più negli armamenti, in realtà ci avvicina di più al rischio di una guerra addirittura nucleare a livello mondiale. Quindi è veramente da incoscienti continuare a buttare dei soldi nella transizione militare invece che cercare di fare tutti gli sforzi possibili per un cessare il fuoco immediato. Tra l'altro siamo già nelle condizioni di un cessate il fuoco, solo che facciamo finta di non crederci e nessuno spinge sufficientemente da un punto di vista politico. Ecco, in questo l'Europa deve avere una voce più unita, perché altrimenti si hanno 27 voci differenti. Quindi mi pare di capire, Vigeri le dice anche una voce più unita, più coesa nei confronti della NATO, perché comunque Stoltenberg in primis sta chiedendo ai paesi, tra cui l'Italia, di aumentare le spese militari, portarle da 28-29 miliardi di euro a 41. Due temi. Uno è aumentare le spese militari, ovviamente io non penso che aumentando le spese costa più. Quindi delle due l'una, è chiaro che la NATO è anche un organismo politico e quindi ha preso una scelta, che è la scelta di risolvere il problema con le armi, e non può dire improvvisamente ci siamo sbagliati. Ma se prendiamo gli analisti e gli strateghi militari, tutti quanti dicono che dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco sia in Ucraina che in Palestina. Come facciamo, Watson, a raggiungere questo cessate il fuoco? Lei i meccanismi europei li conosce bene. Ci ha detto prima, sono stato in Europa 20 anni, ma l'Europa avrà la forza di porsi, di porre la propria linea? Nel Medio Oriente ne dubbio. A me mi dispiace molto che le studentesse e gli studenti di tutto il mondo occidentale non fanno proteste contro Putin e a favore dell'Ucraina, perché lì la situazione è molto più chiaro. Chi è l'aggressore, chi sono le vittime. Nel Medio Oriente è molto, molto meno chiaro. L'Israele ha sofferto un attacco orrendo dalla parte di Hamas e ha il diritto di difendersi. Questo è sicuro. Nel stesso tempo ho paura che con la risposta di Netanyahu, e ci sono tanti israeli che sono contro, lui facendo come Bava Beccaris, va troppo lontano e ha perso la simpatia per l'Israele che esisteva nel mondo occidentale. Lui deve confrontarsi con il problema della pace, perché in realtà è triste che nel XXI secolo la pace nel mondo è sempre minacciato delle tre religioni, dell'odio mutuale delle tre religioni abramici. I musulmani, gli ebrei, i cristiani. Perché non siamo capaci di mettere insieme il mondo e di trovare una soluzione? Perché è vero che uno Stato evidentemente ha il diritto di esistere, ma il diritto anche, o il dovere anche, di esistere o di coesistere con altri. E Netanyahu non ha capito questo. Lei comunque dice una cosa ben precisa: preferirebbe vedere la stessa veemenza nelle proteste contro Putin piuttosto che assolutamente contro, perché con l'Israele ha sofferto questo attacco orrendo di Hamas e ha il diritto di difendersi, questo è chiaro. Direttore, io volevo solo dire una roba su Israele: ma veramente c'è qualcuno qua dentro che ci sta seguendo da casa che pensa che gli Stati Uniti siano dispiaciuti perché Netanyahu sta andando un po' oltre la linea? È soltanto una roba di facciata, ma stiamo scherzando? Biden è stato il senatore che ha detto che se non ci fosse Israele bisognerebbe inventarlo su quella regione lì. In Israele non succede niente che non sia voluto estremamente dagli Stati Uniti. Dopo, se vogliamo fare i professori di filosofia, i pacifisti, e invitiamo anche Biancaneve e i Sette Nani, possiamo stare qua fino a domani. Però
la guerra andrà avanti finché gli Stati Uniti vogliono. Se gli Stati Uniti vogliono sbarazzarsi di quello che rimane, lo faranno. E il mezzo si chiama Israele, perché le armi arrivano dagli Stati Uniti, le munizioni arrivano dagli Stati Uniti, i soldi arrivano dagli Stati Uniti. Di cosa stiamo parlando? Senta Formaggio, le faccio una domanda. Spero sia chiaro. Le faccio una domanda precisa. Alla fine, il governo che lei rappresenta questa sera, lei rappresenta il centrodestra, aumenterà le spese militari? Perché Stoltenberg, la NATO, questo stanno chiedendo all'Italia, di aumentare le spese militari, portarle al 2% del PIL. Lo farà l'Italia? Parliamo di una differenza di 12 miliardi di euro all'anno, non sono come ha fatto briciole. Come farà Giorgia Meloni a pagare i 160 miliardi lasciati dagli amici dei 5 Stelle sul 110%? Come farà Giorgia Meloni a pagare i miliardi che sono a debito sempre dei 5 Stelle sul Quindi reddito di cittadinanza? Del super bonus. No, non è colpa del super bonus. Come troveremo quei soldi lì per coprire i buchi degli incapaci che sono stati al governo? Troveremo anche i soldi per aumentare la spesa militare, perché Crosetto l'ha già detto e l'ha specificato non più tardi di ieri a Vicenza, dicendo: cari signori, dobbiamo avere un esercito forte, perché dovremo difenderci in futuro, dovremo difenderci, perché anche a me piacciono tanto le bandiere e vogliamoci bene, fiori nei cannoni e tutta sta roba qua, però fuori dai nostri confini ci mangiano vivi, e quindi o siamo armati e riusciamo a difenderci, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ma dove si trovano i soldi? Le faccio una domanda molto banale. Li tireremo via da qualche altra parte, adesso io non sono al governo e non so da dove li tirerebbe via, da quale capitolo? Allora, ci sono tanti sussidi che vengono dati a pioggia a gente che non ha voglia di far niente. Facciamo il lavoro e troviamo anche i soldi, basta. E tassiamo anche tanta gente che non le ha mai pagate le tasse. Quindi, se si vogliono, è come per dimagrire, no? Se voglio trovare il tempo di andare in palestra, lo trovo, è che non ho voglia. Se vogliamo trovare i soldi per andare a rimpinguare il capitolo della difesa della nostra nazione, sarà una difesa navale, perché insomma il nostro Stato è tutto sul mare e quindi automaticamente non è che possa la Germania investire sulla forza navale, investirà sull'aeronautica, investirà su qualcos'altro, noi investiremo sulla forza navale, ma dobbiamo farlo, è inevitabile, altrimenti ci mangiano vivi. Bigeri, il super bonus è un macigno, tra l'altro c'è una lite nel governo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla retroattività di alcune misure, ma non entriamo troppo nello specifico, però qui la coperta è corta ed è davvero tutta colpa del super bonus che il Movimento 5 Stelle ha voluto con forza? Ma io non penso. Allora, Bigeri, le chiedo una cortesia. Le chiedo una cortesia, Bigeri. Anche che il super. Sì. Allora, se può in caso ricollegarsi, perché lo Skype si sta frizzando un po' troppo. Va bene. Adesso la vediamo. Ah, va bene. Adesso parli. Dicevo del super bonus. Guardiamo. Intanto mi sono candidato all'Europa. E i temi di cui sono preparato, parlo quattro lingue oltre all'italiano, sono quelli che riguardano l'Europa, su cui ho grande esperienza internazionale. Detto questo, del superbonus citiamo solo quello che è costato, che sono 117 miliardi, e non tutti, perché dobbiamo prendere solo il 110% se vogliamo fare una critica al 110% e non tutti i bonus edilizi. E poi non citiamo mai invece gli aspetti positivi. Ha fatto crescere il PIL, ha fatto risparmiare un sacco di famiglie sulle bollette energetiche, ha creato un monto di entrate, moltissime entrate in più, quindi prima o poi faremo una valutazione complessiva, entrate ed uscite, per valutare quello che è il super bonus, perché scusate, avendo fatto un imprenditore e il banchiere per un sacco di anni, per sapere se le cose funzionano non si guardano solo le uscite, si guardano anche le entrate. E vabbè, un giorno arriverà in cui faremo questa valutazione. Certo è che però se i soldi li vogliamo trovare,
i soldi, no, io non li cercherò sicuramente per le attività militari, però ad esempio tassare le speculazioni finanziarie, il mondo dei derivati ad esempio, ma può portarci una montagna di soldi. I soldi oggi ce ne sono tantissimi, però sono, la fiscalità non li trova, perché la fiscalità è rimasta al 1800, si tassano i lavoratori, invece vanno tassate le multinazionali, vanno tassate le transazioni finanziarie sui derivati, in cui solo i premi dei derivati arrivano a una cifra che è simile al PIL mondiale. Vuol dire che la finanza mette una quantità di soldi mostruosa, non in quello che è la funzione della finanza, cioè finanziare le imprese, ma anche le attività speculative. Lì si possono trovare i soldi. Se Gio Formaggio forse non capisce quello che dico, mi fa parlare meglio. No, lì si possono trovare tu i soldi, perché lì ci sono. Io ti auguro che l'ignoranza però è dura. L'ignoranza è molto dura. Lei non riesce a farmi parlare perché è un maleducato. Poi parla di acquistare le schede alle altre. Non sa dove trovare i soldi, le sto spiegando dove si trovano e non ascolta. No, le sto spiegando dove può trovare i soldi e non ascolta. Perché i soldi sono a livello internazionale. Ma siete stati 5 anni al governo, quanti soldi avete trovato? Va bene, io non parlo più, cioè, scusi. Formaggio. Per deficiente, no. Formaggio, Biggeri. Sì. Vada Biggeri. No, non riesce di parlare con una persona che non capisce nemmeno quello che si sta parlando. Allora, sì. Allora andiamo da... Non va più internet lì. Allora, siamo stati Formaggio, la prego. Allocati, senta, qui la coperta Allocati è sempre più corta. È davvero tutta colpa del super bonus. Come l'avete, vedete voi che siete anche una forza politica nuova? Io per rispondere anche a quello che purtroppo non sono riuscito a dire prima. È chiaro che gli investimenti e le spese per le armi, io vedo che il Siorelli in studio è un vero guerrafondaio, però bisogna capire una cosa che capiscono anche i bambini: se si spendono soldi per le armi, si continuano ad aumentare le spese militari, è ben evidente che le politiche di guerra sono contrarie a quelle che sono le spese per la società, quindi tutte le spese che riguardano la sanità, la scuola e quindi l'istruzione. I migranti, i clandestini, la gente che ruba, la gente che spaccia. Ecco, tiriamoli via da quelli lì, signora. Tiriamoli via da quelli, visto civile, che perché non sapevo dove era candidata. Parlare. Guerra, pace, amore. Lei libertà. Ha la sua idea. Lei ha le sue idee. Però non mi deve dare le guerrafondaio. Io voglio le armi per difendermi. Non voglio invadere nessuno Stato. Non voglio invadere nessuno Stato. Però voglio contare qualcosa. Formaggio, lasciamo parlare Allocati. Bene aumentare le spese militari e sottrarre i soldi agli extracomunitari. Possiamo dirlo. Ecco, allora lo diciamo a tutto il mondo. Tiriamo via i soldi agli extracomunitari e compriamo le armi che ci servono. Così non facciamo del male a nessuno. Slogan, finiamola di sovvenzionare tutti gli africani che arrivano in Italia, non aiutiamo più nessuno e ci compriamo tutti i carri armati che vogliamo. Basta. Non avevamo introdotto l'ultimo tema, che è quello del razzismo. Ci mancava solo questo per avere il quadro completo del personaggio con il quale io non riesco neanche a discutere. Cosa vuole parlare? Gio, sì, Formaggio. Allora ci elenchi. Ci elenchi le mie condanne. La guerra è una politica che va contro quelle che sono le spese sociali. È una persona ammalata, una persona che non si può curare, una persona costretta costantemente a dover ricorrere alla sanità privata perché la sanità pubblica non è in grado di garantire i servizi e la cura alle persone, gente che dorme in strada perché non ha la possibilità di entrare nel mercato edilizio, sempre più drogato. Sicuramente sono persone che sono non i drogati che dopo dormono per strada. L'aumento delle spese militari, non, la gente vuole istruzione, vuole la sanità, vuole una casa, non vuole le bombe per servire gli interessi economici. Allora Formaggio, la prego,
Formaggio, la prego, dopo non si, dopo si lamenterà, sì, perché non però, le vota nessuno. Allora, però, allora diga, Formaggio, donna, Formaggio. Dire, naturalmente, la colpa è dei migranti. Allora, ecco, ci mancava solo ricerca. Questo, professoressa, una ci mancava ricerca. Solo questo per... Formaggio, Formaggio, non allora ci guardi, sono argomenti. Abbiamo una difficoltà tecnica nello Skype, devono parlare no, tutti gli ospiti. Ho fatto 100 km in macchina per venire sì, qua. No, no, ho quindi, capito, no, senso, vabbè, non è che ho capito. Perché qui da casa non ascolta. No, però diventa difficile da casa seguire poi anche gli interventi di chi è collegato via Skype. Biggeri. Biggeri su cosa? Perché sentiamo solo Formaggio che protesta su qualunque cosa diciamo, al microfono sempre aperto. No, adesso appunto, devo intervenire. Allora, Formaggio, facciamo un patto, ecco, facciamo un patto, lasciamo parlare, ecco, facciamo un patto. Ecco, lo vedi? Ecco. Biggeri, dicevamo, la coperta qui è sempre più corta, Allocati dice, beh, qua... rischiamo che per andare a comprare delle armi si tagli sulle spese sociali, si tagli sulla sanità, già si sta facendo, ecco, è un rischio. Beh, è un rischio, è una certezza, sono d'accordo, secondo me le spese militari non vanno aumentate e soprattutto, come cercavo di dire prima, pensando a una riforma fiscale che si può fare solo in Europa, si possono recuperare moltissime risorse rallentando la speculazione finanziaria, perché le speculazioni finanziarie solo in derivati ci costano quasi quanto il PIL mondiale, una cifra mostruosa, che se semplicemente rallentiamo con una tassazione che non è una tassa sui cittadini, farà sì che la finanza torni a fare quella che è la sua funzione sociale, cioè investire nelle imprese. Oggi ci lamentiamo tutti che le imprese non trovano finanza, dobbiamo rallentare le speculazioni finanziarie. Questo, ad esempio, è una scelta che possiamo fare. Poi possiamo spostare la tassazione gradualmente e con l'attenzione alle fasce deboli dalla tassazione sul lavoro alla tassazione sul consumo di ambiente. Queste cose genereranno un sacco di risorse più che, secondo me, vanno usate per la transizione ecologica e non per la transizione militare. Watson, allora... Condivide questa presa di posizione di Biggeri sulla transizione energetica, sulla transizione green? La transizione energetica è qualcosa che dobbiamo assolutamente fare, anche quello green. E sono arrabbiato che la von der Leyen ha spostato nel futuro quello che dobbiamo fare adesso, perché ci troviamo in una situazione di un grande pericolo, una situazione nella quale certe città in Italia non saranno più vivibili nel futuro. Mia suocera vive a Firenze. A Firenze adesso ci sono 3 mesi l'anno nella quale la temperatura risale spesso sopra il 40%, il 40 gradi. Questo non è più sostenibile. Dobbiamo assolutamente fare la transizione energetica, vuol dire dai fossili ai rinnovabili, e la transizione ambientale in generale su tutte le politiche, la politica agricola, la politica del trasporto, le politiche aziendali, e molti sanno questo, gli imprenditori, loro sanno, loro fanno già le cose che devono fare, solo che non hanno sempre l'appoggio dal governo della quale abbiamo bisogno. Allora, un minuto, davvero un minuto di pubblicità fra poco. Gio Formaggio, Graham Watson stavano in questo momento discutendo sui costi della transizione energetica, anche questo è un tema che va collegato con tutti gli altri temi che stiamo affrontando questa sera. Il nodo però è sempre soltanto uno, quello delle risorse fondamentalmente, e in questo caso quando si parla di risorse a livello europeo si tira in ballo la capacità dell'Europa di fare dei debito comune. Questa è la vera sfida, Watson. Sì, e l'Europa può fare il debito in comune. Noi abbiamo un problema, è che il budget del governo europeo è equivalente a meno di 2% del PIL. Quello americano
uguale più di 20% del PIL. Loro hanno una capacità, loro danno al loro governo federale una capacità che noi non diamo all'Europa. E dobbiamo farlo. Però c'hai la Banca Europea di Investimenti, che ha un loan book che è più di due volte più grande della Banca Mondiale, che degli Stati Uniti. Allora, abbiamo la capacità di affrontare le sfide di oggi. Non lo facciamo perché non diamo al governo europeo la capacità di agire. Non abbiamo le voti alla maggioranza nel Consiglio dei Ministri. Non abbiamo una Presidente della Commissione eletto da tutti i popoli europei. Questi sono progressi che dobbiamo fare, perché se non facciamo l'Europa adesso, i nostri piccoli stati non hanno un futuro. Dobbiamo fare le cose insieme perché costa meno soldi. Se facciamo una politica dell'energia in comune, ci costa molto, molto meno. Se facciamo una politica di sostenibilità insieme, ci costa molto meno. E la stessa cosa, abbiamo parlato della difesa. Noi abbiamo 27 eserciti diversi, 27 forze aeree diverse, che usano sistemi che non si possono collegare. Dunque, se non dobbiamo spendere molto di più sulla difesa, ma dobbiamo spenderlo insieme per un esercito europeo con munizioni in comune. È la stessa cosa quando si tratta della trasformazione energetica. E senta, Biggeri, chi è che paga questa transizione? Chi è che pagherà questa transizione energetica? Biggeri, mi dicono che in questo momento non ci sia. Allocati, chi è che pagherà questa transizione energetica? Allocati, mi sente? A posto. Tocca a me. Allocati, non mi sente. Forse ha disattivato l'audio. Allocati, Formaggio. Ah, finalmente. Ecco. Adesso ne ha facoltà. Sì, allora, la transizione energetica, se possiamo dirlo, è la più grande balla che ci vogliono mettere in testa. Partire dall'Europa e da tutto il mondo occidentale. Perché se stiamo diventando matti, deve essere green, deve essere green, deve essere green. Quando Africa, India, Cina e tutti i paesi, cioè i 7 miliardi, cioè un miliardo di persone circa, no? Europa, Canada, Stati Uniti, che il cosiddetto mondo occidentale, un miliardo, gli altri 7 miliardi di persone che faticano a mettere insieme colazione, pranzo e cena, non gliene frega assolutamente niente dell'ambiente, perché io sono andato a vedere come lavorano in India e in Cina. Dio mio, è spaventoso, e quindi non lo faranno mai. Questa penna qua ci costa un euro, là costa 30 centesimi. Ma sì, caro mio, perché tu sei stato tanto indietro. In India adesso. Ma cosa vuoi dire dell'India? Quando è stata l'ultima volta che sei stata in India? Tu sei stato 20 anni in ufficio. Sei stato 20 anni in ufficio in Europa. Io gli ultimi 20 anni ho girato il mondo per la più grande industria veneta. Bene, in Cina e in India inquinano come non ci fosse un domani. E noi cosa continuiamo a pensare? Oh, ci vuole la macchinetta elettrica per andare in centro Padova. E intanto gli altri ci mangiano vivi. Gli altri ci mangiano vivi. La transizione energetica è la più grande puttanata che ci siamo inventati negli ultimi 5-6 anni. Manca solo che adesso ci fate mettere il cappotto e tutte queste robe qua a tutte le case italiane. E dopo quando vanno in giro le chiave. Ma non è vero che non stanno facendo niente, loro in tanti ci vogliono dazi per la Cina e per l'India, finché l'Europa non si mette in testa di mettere i dazi per le materie che portiamo dentro qua, noi resteremo sempre alla carità. Tra Biden e Xi Jinping, invece di parlare bene futuro, per un candidato che deve andare in Europa a difendere l'Italia, perché se sarà votato qua
deve andare in Europa a difendere l'Italia e gli italiani. Voglio sentirmi dire no, che l'India sta facendo bene. Voglio sentirmi dire che dobbiamo mettere dei dazi alle merci, alle merci indiane e cinesi. Noi stiamo facendo formaggio bene. India e Cina sono formaggio, il nostro formaggio, problema. Formaggio, Watson. Sì, ma io sono a favore di un approccio mondiale e lo abbiamo, grazie a Dio, dopo gli accordi di Parigi nel 2015. Non facciamo abbastanza, non facciamo abbastanza in Italia, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, non facciamo abbastanza in Nord America, neanche in India o in Cina. Però ognuno sta facendo qualcosa e questa è la cosa importante. Il più mettiamo insieme i nostri scienziati, i nostri imprenditori, più troveremo delle soluzioni. Non è una cosa impossibile. Abbiamo la capacità di affrontare questa grandissima sfida, ma non stiamo facendo abbastanza e con abbastanza urgenza in questo momento. Con urgenza, le dice Watson. Bigeri, forse si è ripristinato il collegamento con Bigeri, perfetto. Bigeri, appunto ve l'ho presentato, è un economista, è tra i fondatori anche di Banca Etica. E le stavo chiedendo prima, Bigeri, chi è che paga questa transizione energetica e chi è che la pagherà da qui in poi? Beh, intanto se non la facciamo, la pagheremo noi come sistema produttivo Italia, perché gli italiani hanno una capacità imprenditoriale e di innovazione, di creatività enorme, e quindi se la liberiamo nella direzione della transizione energetica saremo in grado di recuperare tutto quello che abbiamo perso. Se invece freniamo questa nostra capacità, che è nel nostro DNA di essere degli imprenditori creativi, capaci, allora la competizione che stiamo già perdendo la perderemo definitivamente. Il problema è che la Cina non la affronteremo. Sento del rumore sottofondo. La Cina la affronteremo meglio come Europa, sicuramente, che come Italia. Quindi ci vuole più Europa e non più Italia in Europa. Perché se entriamo in Europa con l'idea veramente di bassissimo livello di italiani, in realtà peggioreremo la situazione dell'Italia, perché la competizione mondiale casomai la vinciamo insieme agli altri europei, non certo da soli noi contro la Cina. Quindi io credo che la transizione ecologica sia veramente un'opportunità per il nostro paese. Abbiamo delle imprese che sono capacissime di reinventarsi e di reinventare il loro lavoro, certo vanno accompagnate e deve essere una transizione ecologica giusta, il che significa che dobbiamo mettere in atto delle misure che facciano pagare la transizione ecologica ai grandi colossi delle multinazionali, ai grandi colossi dell'estrazione delle fossili, alla finanza speculativa internazionale, e non la facciano pagare, anzi sostengano le piccole imprese e i cittadini che hanno solo voglia di un futuro migliore in cui magari le bollette costino anche meno. Quindi bisogna tornare a tassare gli extra profitti in maniera più forte, più decisa? Sì, certo, gli extra profitti, i paradisi fiscali, le ottimizzazioni fiscali per cui Amazon ha pagato nel 2019 meno tasse di lei e di me come singole persone, perché non ha pagato nulla di tasse grazie ai vantaggi che hanno le grandi multinazionali. C'era il Movimento 5 Stelle al governo. Ma che cosa c'era, ma il Movimento? Siete stati 5 anni al governo e non avete fatto niente di quello che avete detto. Se fra 5 anni le paga l'Italia, no, Amazon. Caro nostro professore in esilio, io voglio dirle una cosa semplice. Se fra 5 anni, la Meloni non fa niente come avete fatto voi per 5 anni al governo. Ma non sa nemmeno dove paga le tasse Amazon e parla così a caso. Non sa nemmeno dove paga le tasse Amazon e paga così a caso. Non è in esilio, ecco. Orca miseria. Allora, le multinazionali devono pagare... Niente, non si può. Lei i soldi non li troverà mai per niente, né per il militare, né per niente, perché non riesce neanche a capire l'ABC della finanza. Comunque, ho detto che i soldi si possono trovare con le vabbè, non si può. Mi dispiace, però è un programma in cui è impossibile parlare. No, ma se lui risponde non parlo più. Allora, chi è stato al governo gli ultimi 5 anni? Grazie. Una cosa sui costi. Ci sono certi costi da pagare, questo è sicuro.
Ma una cosa è ancora più sicura, è che se non facciamo questa trasformazione, i costi saranno pagati dai più poveri, perché quelli che vanno a soffrire di più saranno quelli che non hanno i soldi di trasferirsi altrove, che non hanno i soldi di mettere l'aria condizionata nella casa, saranno questi. Dunque, i costi saranno proprio portati dai più poveri della nostra società. Ed anche per questo è una cosa di inclusione sociale che dobbiamo fare questa trasformazione. Ma quindi, dal suo punto di vista, servono dei contributi diretti alle famiglie, quindi contributi a fondo perduto, servono degli strumenti finanziari ad hoc, quindi dei contributi in qualche modo agevolati, che cosa serve? No, ci sarà nello specifico tutta una serie di misure per aiutare le famiglie, ad esempio di rendere le loro case più adatte, più vivibile, per la trasformazione delle vecchie macchine alle macchine elettrici o altre cose. No, questo di sicuro, ma attenzione anche, perché se facciamo tutto questo col debito, facciamo pagare la prossima generazione. Questo deve farsi col budget normale, e si può fare col budget normale, ma bisogna metterci il cervello per farlo. Ma anche qui bisognerebbe quindi togliere risorse da qualche altra parte. Bisogna togliere risorse, ma anche quando pensa, le aziende, le famiglie, comunque investono su un periodo di 10-15 anni. È solo caso di farli investire in un modo più intelligente, sapendo o consapevole della minaccia del cambiamento del clima. E allocati, è una minaccia quella del cambiamento climatico, e voi che posizione avete come lista Pace Terra e Dignità? Io sento, non sento quasi nulla, per la verità, non so se in un modo o nell'altro, se non riesco proprio a sentire. Non ci sente. Mi è saltata anche prima la linea. Non sente nulla, allora andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità un minuto e cerchiamo di ristabilire il collegamento con Allocati. A fra poco. Di nuovo in onda, Ringa, dibattito accaldato, del resto i temi sono davvero tanti. Joe Formaggio, Fratelli d'Italia, Graham Watson, Stati Uniti d'Europa, Ugo Biggeri, Movimento 5 Stelle, e Valeria, mi sente la professoressa? Sì, forse adesso non mi sente ancora, quindi vediamo se riesce a ricollegarsi la rappresentante di Pace Terra Dignità. Allora, c'è un altro tema che volevo affrontare con voi, che è ricco di insidie e di interrogativi. Il caso Toti, che sta scuotendo la Liguria e non solo la Liguria, sta aprendo una questione nazionale vera e propria, ci sono imbarazzi all'interno della maggioranza di governo. Nelle scorse ore è stato aperto un altro fascicolo su una presunta frode per le mascherine durante il Covid. Come sapete, il governatore Toti è agli arresti domiciliari. Deve dimettersi Toti, Watson? Ma, questa è scelta sua, ma attento, questo tipo di criminalità è troppo frequente nel nostro paese, però io sono a favore della presunzione di innocenza e non amo il modo in cui i processi si fanno, si fanno sui giornali e non nelle aule, e abbiamo bisogno di una riforma molto importante, ed è la separazione delle carriere nella giustizia. Non è accettabile che uno può essere un giorno un magistrato inquirente e il giorno dopo un magistrato giudicante. Dobbiamo separare queste due carriere, perché se no non possiamo essere sicuri di avere la vera giustizia. Queste accuse sono state conosciute da 3 anni fa. Adesso è accusato e deve andare a casa sua. Ma no,
presunzione di innocenza è importante, ma la riforma della giustizia in questo paese è ancora più importante. Quindi da questo punto di vista lei, mi pare di capire, sostiene la linea di Nordio, del ministro della giustizia Nordio, sulla separazione delle carriere? Sono assolutamente a favore della separazione delle carriere, perché se no la giustizia non è fatta come deve essere fatta. Le persone sono giudicate nei giornali e non nelle aule. Allora, sentite cosa ha detto ai nostri microfoni su questo caso specifico Flavio Tosi, intervistato da Alessio Conforti. Il tempismo sicuramente è antipatico, perché che esca una indagine di questo tipo in piena campagna elettorale, insomma, è una cosa che è cominciata anni fa, per cui il provvedimento è stato chiesto 5 mesi fa, e che venga applicato in piena campagna elettorale, insomma, si poteva evitare, potevi farlo 2 mesi prima, 2 mesi dopo, non esattamente in campagna elettorale. Dopodiché il problema di fondo è la lungaggine, perché adesso Toti, che ha la mia solidarietà, sperando che appunto venga assolto, perché in Italia quel tipo di procedimenti penali, la larghissima parte, oltre il 90%, finisce con le assoluzioni, peraltro. Ma il punto è il tempo, perché se lui verrà assolto o condannato, speriamo assolto, da qua a 6 mesi, è anche accettabile, ma se andasse avanti anni, come è successo per altri amici, altri colleghi, anche del PD, e dopo 4-5 anni vieni assolto e sei stato nel frattempo trascinato nel fango, ecco, questa è la cosa che non funziona. E Biggeri, Tosi parla di giustizia orologeria, o comunque fa intendere questo rischio, insomma, agita questo spettro. Ma in realtà mi pare che la cronaca italiana degli ultimi 30 anni, ma anche più, ci ha dimostrato che scandali di questo tipo avvengono in continuazione. Certo, durante le campagne elettorali ce ne accorgiamo ancora di più, però non è che ce n'era meno qualche mese fa. Quindi o si ha il coraggio di dire che durante le campagne elettorali l'attività investigativa è bloccata, oppure succederà sempre che da una parte o dall'altra arrivi delle indagini anche durante le campagne elettorali. Non mi pare che ci siano più indagini durante le elezioni. Purtroppo non siamo un paese famoso per non avere problemi di tipo corruttivo. Dopodiché, in questo caso sono d'accordo, la giustizia dovrebbe essere molto più rapida e dovremmo dare più risorse alla giustizia per evitare le lungaggini di processi in cui si sta mesi, anni ad aspettare. Non è che c'è stato soltanto un'indagine, c'è stato un arresto, ma io fino a prova contraria non vedo perché non mi devo fidare della magistratura, perché altrimenti non valgono più gli arresti di nessuna persona, non soltanto di un governatore, di un presidente di regione. Quindi deve dimettersi per opportunità, le dice. Ma probabilmente sì, un arresto è un arresto, non stiamo parlando di un'indagine, stiamo parlando proprio di un arresto. Quindi è un caso diverso anche rispetto, che ne so, al caso Santanché, dove anche lì si è aperto un tema di opportunità. Guardi, io non sono un esperto di giustizia, credo che anche volendo cominciare a fare politico devo anche ammettere quando uno non è esperto di alcune materie, non ho così competenza nel merito. Certo, quello che so bene è che la legalità va perseguita sempre e con attenzione, con leggi che diciamo garantiscano l'effettivo svolgimento dei processi. Quindi, di nuovo, ripeto, ci sono vari livelli di indagini. Se un'indagine arriva a un arresto, mi lascia pensare, ma è un pensiero da comune cittadino, che forse c'erano gli estremi per farlo e quindi la situazione è grave. E Formaggio, vi imbarazza la maggioranza questo caso, questa tempesta che si è venuta a creare in Liguria? No, e le spiego anche perché. E lei che cosa farebbe se fosse in Toti? Si dimetterebbe? Ma allora, penso sia una situazione abbastanza pesante da un punto di vista personale, sia che uno sia colpevole, sia che sia innocente, perché insomma, quando io ho provato sulla mia pelle su un caso che non c'entrava niente con la corruzione, insomma, ci ricordiamo, ed è molto pesante quando ti fanno il processo sui giornali, sulle televisioni, nel giro di
5 ore la tua vita cambia completamente, passi da un bravo sindaco, un bravo consigliere regionale, un bravo governatore, perché insomma l'operato di Totti è stato sotto gli occhi di tutti, a un mostro, a uno da chiudere in galera. Quindi la mia è una solidarietà alla persona umana. Poi concordo con quello che ha detto Guido Crosetto, il ministro della difesa, quando dice me l'aspettavo dalla sinistra che tutti scaricassero e sparassero a zero su Totti, ma insomma che sia proprio Forza Italia. Da dove Totti viene, da dove Totti era, vi ricordate insomma quando Berlusconi uscì dalla clinica con Totti, con la Berlusconi vestito di bianco, Totti vestito di bianco e Berlusconi di blu, era il suo delfino, quindi Totti nasce da Forza Italia, che sia proprio Forza Italia, con tutto quello che è successo al suo leader, a essere il primo a mollare Totti, insomma mi fa un po' pensare, ma vi parlo da dietro, nel senso da quello che subisce, perché è brutto quando ti mollano tutti. Allora, due sono le cose: fra 6 mesi possiamo dire che Totti merita di stare in carcere, non merita più di far politica, merita tutte le robe, perché dai documenti, dai processi verrà fuori che è il più brutto e cattivo di tutti, o che è stato preso un granchio. Quindi aspettiamo un attimo e prima di scaricare le persone, insomma, facciamo che gli inquirenti, per carità, la magistratura deve fare il proprio lavoro, la finanza, i carabinieri, chiunque stia indagando, avanti tutta come non ci fosse un domani, perché io non sono di quelli che dicono è orologeria se arrestano uno di centrodestra o magari apro una bottiglia quando a Bari hanno arrestato quelli di o hanno accusato quelli di centrosinistra. No, assolutamente no. È sempre un problema per la società, però io cerco di essere garantista fino a prova contraria con tutti, che uno sia di destra, quindi concordo con Wolfson quando prima ha detto fino a prova contraria, quindi lei è garantista. Uno è innocente, dopo viva Dio, se si va avanti e risulta colpevole, alziamo le mani. Allocati, adesso mi sente? Allocati, non mi sente nemmeno ora, non la sento assolutamente. Su Totti si sente di dire qualcosa? Forse ha inteso di che cosa stiamo parlando? Niente. Allora facciamo così. Allocati, ci sentiamo in una prossima occasione. Io la saluto al momento, vedo che ci sono delle difficoltà. Ci aggiorniamo con lei in una prossima occasione e tentiamo di capire da dove nasce questa problematica. Grazie Allocati. Allora, abbiamo proprio 30 secondi di pubblicità, poi ritorniamo in onda. Di nuovo in diretta a Ring, sono rimasti Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, Graham Watson, Stati Uniti ed Europa, Ugo Biggeri, candidato per il Movimento 5 Stelle, ci ha lasciato invece Valeria Allocati per Pace Terra Dignità, ma la richiameremo come vi ho detto prima. Un altro tema di giornata riguarda invece il Centro per i Rimpatri degli Immigrati Irregolari, i cosiddetti CPR. Oggi l'ANCI del Veneto, l'Associazione dei Comuni, che come sapete è guidata dal Trevigiano, il leghista Mario Conte, ha preso una posizione anche critica nei confronti del governo, che ne vorrebbe uno in ogni regione. Un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione non solo non si frena, ma anzi si accelera. Progetti al via dopo l'estate, annuncia il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che per indorare la pillola assicura che nulla sarà calato dall'alto. Come presidente dell'ANCI Veneto, ma anche come sindaco di Treviso, Mario Conte da una parte parla di strutture fondamentali, ma dall'altra non nasconde i timori degli amministratori locali. Io credo che i CPR, questi centri di rimpatrio, siano
certamente importanti. Poi ci sono all'interno delle province delle comunità che hanno già dato da un punto di vista dell'accoglienza, e credo che Treviso da questo punto di vista sia un esempio a livello nazionale, perché ha sia centri di accoglienza come la caserma Serena, e siamo anche impegnati sul fronte dell'accoglienza diffusa. Come comuni del Veneto siamo un po' preoccupati, perché il Veneto è una regione che ha già dato molto da un punto di vista dell'accoglienza. 10 in questo momento i CPR in Italia, solo 9 quelli attivi. Ne mancano dunque all'appello altrettanti. In qualsiasi zona si decida di posizionarlo, quella di un centro in cui trattenere i migranti irregolari in attesa di espulsione è una presenza scomoda per comuni e province, siano politicamente di destra o di sinistra. Dal governo assicurano di avere già pronti studi di fattibilità, che però, garantisce Molteni, devono trovare corrispondenza nella volontà territoriale. Da qui la richiesta dell'ANCI di discuterne preventivamente. L'appello che faccio al governo è quello di aprire un tavolo di confronto con i territori per capire se e quali possono essere i territori oggi destinati a questo tipo di nuova formula di ospitalità. Ovviamente Treviso, da un punto di vista dell'accoglienza e dei centri di accoglienza, ha già dato. Treviso ha già dato, è una formula questa dell'aver già dato che ricorre molto, molto spesso. E anche questo è un fronte, Watson. Il governo ha in mente questo piano per l'Italia, un CPR in ogni regione, e i sindaci sono in rivolta. Sì, evidentemente abbiamo bisogno di una politica di integrazione e non solo una politica di immigrazione. Io insegno 3 mesi l'anno in Canada. Io sono rimasto molto impressionato dato di come fanno loro. Loro definiscono ogni anno quante persone vogliono prendere, perché hanno lo stesso problema di noi. Non fanno più figli. Anche loro hanno una popolazione in discesa. L'Italia, se vuol sopravvivere, ha bisogno di una politica di immigrazione, è la stessa in molti altri paesi europei. Allora, definiamo quante persone possiamo prendere ogni anno ed integrare, definiamo di quale paese possono venire e quale abilità, se non so, abbiamo bisogno forse di insegnante, abbiamo bisogno forse di infermiere, e prendiamo queste persone in modo legale. Perché i nostri nonni cosa hanno fatto? Però c'è già un decreto flussi, non basta allora, vuol dire? No, la politica attuale non basta. I nostri nonni cosa hanno fatto? Sono andati verso l'America perché hanno cercato una vita migliore. Se avevano trovato quello che trova un migrante dall'Africa o dell'Asia quando arriva in Europa, noi saremmo stati sconvolti di questo trattamento. Allora, meglio avere una vera politica di integrazione di queste persone, perché abbiamo bisogno delle loro figli. Noi non abbiamo più persone a guidare i camion, non abbiamo più badanti, dobbiamo cercarli altrove. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana si è parlato di glaciazione demografica, no? Per l'Italia, per l'Europa. Quindi lei dice non possiamo non guardare agli immigrati come risorse. Gio Formaggio. Due cose. Allora, sono favorevole ai centri di rimpatrio e dovremo fare una scritta grandissima, fare dei video e anche dei fogliettini da distribuire a tutti gli irregolari che sono in Italia, ma soprattutto portarli in Africa anche questi biglietti qua, no? Perché la favola è che in Italia è un bel fai la traversata, arrivi e dopo qualcuno si prende cura di te. E dopo ci ritroviamo in stazione a Milano fuori di testa, in stazione a Vicenza e nelle nostre città del Veneto a fare casino. Bene, dobbiamo invece fare dei manifesti, come si faceva una volta, che invece di dire che in Italia si sta bene, no, in Italia se non trovi lavoro, se non sei indispensabile per aumentare il PIL, caro Watson, dell'Italia, tu vai a casa, vieni rimpatriato. Quindi grandissima pubblicità a sti centri di rimpatrio. Metto a disposizione anch'io qualcosa, perché finalmente, se dopo però devono farlo, nel senso, uno che arriva, che magari ha già avuto problemi con la giustizia, non è identificato niente, deve tornare a casa sua in Africa, deve stare sul centro di rimpatrio una settimana finché non gli è cato l'aereo e via. Questo è una roba che funziona e dobbiamo dare
massima pubblicità, perché deve finire la cosa come con i ladri dell'est, no? Che intanto in Italia non te fa niente e ne vuoi a rubare e non ci liberiamo però più dei ladri. Però lei è stato sindaco Formaggio, sì. No? E che cosa dice ai sindaci veneti? Perché il trevigiano leghista, sottolineo Mario Conte, ai sindaci veneti, io sono stato sindaco, ho murato una casa per non avere i profughi ad Albettone. Bene. Come ho fatto? E sono stato denunciato che non passare tutti i colori. Però non sono arrivati. Quello che dico è: basta centri di accoglienza. Questo qua è un centro di rimpatrio. È un'altra domani cosa. Mattina, se fanno un centro di rimpatrio anche vicino a casa mia, gli do la massima, faccio il megafono di sto centro. Quindi di rimpatrio. Quindi lei dice: casa, sono ovviamente due cose diverse. Andate a casa, è una roba diversa. Ma non è così, e dopo, Formaggio. No, caro mio, qualcuno e dopo che ti interrompo su un'altra vita cosa. Migliore tu non è un crimine. Non mi interessa niente, ma se quello che viene a cercare la vita è che migliore, non garantiscono i diritti umani. Se quello che viene a cercare la vita migliore spaccia in Campo Marzo, ruba nelle nostre case, violenta le nostre donne, va fuori guarda di testa e accoltella di e accoltella persone e accoltella sono adesso candidati nelle elezioni questi locali qua vanno a casa perché vogliono contribuire alla nostra società. Non possono, fino adesso sono stato in costo, va bene? E noi dobbiamo fare figli italiani, dobbiamo investire come hanno fatto altri paesi. Fai un bambino 20.000 euro, però, invece quanto ci costano questi qua? Ci costano l'ira di Dio. Formaggio. Se noi diamo sti soldi qua alle mamme e ai papà italiani, 20.000 euro all'anno, la donna sta a casa con 20.000 euro, mantiene il figlio, vedremo che le famiglie italiane aumentano. Quanti figli hai fatto? Tre. Bene. No. Però, insomma, la donna sta a casa con 20.000 euro, un po' un'affermazione. 20.000 no? euro all'anno? Ah. Quanto ci costano questi qua? Quanto ci costano tutti i balordi che sono in giro per le nostre piazze? Però, Formaggio, quanto ci costano? La manodopera immigrata serve ora alle aziende. Ma serve, allora, anche questo. Dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Se vogliamo fare i lavori che non prendono soldi, o se vogliamo fare lavori che servono. Ormai i pezzi, i pezzettini che non costano niente, sappiamo che li fa la Cina e l'India. Noi dobbiamo fare le cose belle, perché siamo italiani, noi siamo fatti per fare le cose che costano tanti schei e che sono fatte bene. La batteria lasciamo che la faccia la Cina e l'India. Via, che se li tengano loro. Allora, non abbiamo bisogno di portare qua centinaia di migliaia di africani per fare la pena a 50 centesimi. Facciamo la Montegrappa a 1.000 euro. Questo bisogna fare. Bigeri, ecco, un altro tema che segna questa campagna elettorale in vista delle europee è quello migratorio. L'Europa che posizione deve assumere? Ma l'Europa deve prendere atto che abbiamo bisogno di migranti. I migranti possono diventare un'opportunità. Se li gestiamo come un problema di ordine pubblico, ci costeranno tantissimo e come stanno costando, e soprattutto non ci risolvono i problemi che abbiamo. I nostri imprenditori hanno bisogno di lavoratori e come diceva lei, ne hanno bisogno oggi. Io sono a favore delle politiche di natalità, però insomma, anche se oggi improvvisamente tutti si mettono a far figli, prima di 25-30 anni nessuno di questi, il problema delle forze lavoro non sarà risolto. E vi ricordo che oggi abbiamo per ogni 4 lavoratori 3 pensionati, quindi non è una questione, diciamo, ideologica, è una questione di matematica, che è un disastro per l'Italia se abbiamo 3 pensionati ogni 4 lavoratori. E quindi dobbiamo trasformare in qualche modo le spinte migratorie in un'opportunità. Oggi stiamo facendo una selezione inversa, cioè scegliamo soltanto i più disperati che non riescono ad andare da altre parti se non arrivare in Italia. Forse con dei corridoi umanitari prestabiliti, con un decreto flussi fatto con dei numeri seri, potremmo dimostrare che esiste un modo legale per venire in Italia, sceglieremo le persone più adatte, le aiuteremo ad integrarsi come nei paesi in cui ci ricordiamo da italiani immigrati che abbiamo trovato la modalità di essere integrati e non di essere ghettizzati, e a quel punto, diciamo, l'immigrazione sarà un'opportunità e qualunque soldo speso nell'immigrazione saranno soldi che ci ritornano in tasse, in maggiore produttività, in attività utili alla nostra collettività. Se continuiamo a gestirli come
ma guardi che non sono solo africani, però io mi dispiace che lei parli solo di africani. Il 90% è africano. No, il 90% è africano. No, ma dove l'ha visto? No, si guarda i dati sugli migranti e non è così. È lei che è all'estero, mi sono sulle città italiane e vedo. Ma io sono all'estero per 4 anni, l'ha già detto 15 volte. Io sono all'estero, perché conosco com'è il mondo, non sto soltanto nel mio paesello. Sono all'estero per 4 giorni per lavorare alla conferenza della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Quindi abbia pazienza, ma lo so proprio bene chi è che viene in Italia, quante spinte migratorie da paesi in cui ci sono persone che hanno studiato e hanno voglia di venire in Italia solo perché vivono situazioni di guerra e gravissime di violazione dei diritti umani. Quindi la smettiamo di dire che sono solo africani, per piacere, perché veramente denota che lei ha un problema con gli africani, francamente. C'è la donata alpina, da tutto il mondo. Quando passa per Vicenza la invito in Viale Verona, Viale San Lazzaro e Viale Torino, lì farsi un bel giretto e dopo mi dirà cosa ne pensa. Ma questo è un problema della, i politici della che gestione, devono andare in Europa gestione, ci stanno dicendo della gestione, che non bastano quelli che ci sono, dobbiamo portarne di più. Bisogna gestirli meglio. Dobbiamo gestirli meglio, perché se lei li gesta, l'anno scorso, se li gestisce come quest'anno, se li gestisce, non è più ma parli solo lei sentire allora. Dire questa roba. Ma un maleducato non come lei, cosa può pensare di insegnare che abbiamo bisogno di immigrati? Basta, ma no, dovete smetterla. Sono più educata di lei. I migranti sono molto più educati e rispettosi degli italiani di lei, formaggio. Lei non è in grado di fare. Lo dicono le associazioni di categoria, però lo dicono gli imprenditori, la Confindustria, la Confartigianato. Lo dicono tutti, ma lui non le ascolta. Perché ha un'idea dobbiamo in testa che sono africani figli sono italiani, basta, e portare sì, pazienza finché il gap non torna in positivo. Però le manca italiani, le manca le basi della matematica, mi dispiace. Il resto è soltanto le un manca costo. Le basi della il matematica. Il resto è soltanto un costo, perché no, non no, spendono un centesimo in Italia, non mandano tutto in Africa, mandano tutto in Pakistan, non guardi che sono quelli che pagano niente. Di più le tasse. Anche le tasse arrivano da loro. Non spendono un centesimo. Vogliamo le tasse capirlo, le pagano no. Tutti, quanto le tasse le pagano quanto tutti. Formaggio, siamo in dirittura d'arrivo. Formaggio. Mamma mia. Formaggio, lei mi incuriosisce. Sì. Perché lei dice delle cose che le fa sembrare maschilista, omofobo, razzista, ma lo fa per attirare attenzione su di te no, o ci crede davvero? Meno si parla di Gio Formaggio, meglio sto. Però non posso sentire, perché queste qua sono bestemmie in chiesa, nel senso, non abbiamo bisogno di lavoratori che rispettano sì. I doveri, le leggi italiane e tutto quello che c'è di bello in Italia. Gli italiani quando ah, sono andati non nel abbiamo, mondo cosa hanno fatto? Non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di gente che arriva qua. Ci vuole imporre la loro religione. Ci rompe le maglie in giro per le città. Viene... Pensi agli italiani quando sono andati, 60 milioni di italiani sono andati in questi sono... Allora, erano affari loro. Io non sono se venivano trattati come dai razzisti come lei, sono i che cosa gli dicevamo? Alle europee che difendono l'Italia e il Veneto, sapete già chi dovete votare? Ma stiamo scherzando? Ma certo viene, che votano perché sono più intelligente di lei. Che ci sono pochi immigrati in Italia. Pochi gli servono, gestiti bene, gestiti male come li state gestendo, mia, non serve a niente. Pietà. Lasciati a bordo delle strade tutti quelli che rompono le balle in Italia. Ma io spero che rimpatrino anche lei. Italiani, siamo già pieni di disgrazie qua in Italia. Ma non abbiamo bisogno sì, di in nessuna ha ragione. Sono d'accordo, Formaggio, è una disgrazia. Cosa dice agli imprenditori? Perché sono gli imprenditori? Agli imprenditori diciamo di lavorare con quelli che ci sono. Bravi, perché tanto quelli che stanno spacciando adesso a sta ora qua in piazza a Vicenza non li mettiamo in fabbrica a saldare. Dove servono? Vai al porto a Trieste. Come farà questo porto senza quelli che lavorano, che vengono portiamo dall'India, qua, che vengono da Bangladesh, che vengono qua dappertutto. Soltanto chi ci serve. E allora, benissimo, sapete che io sono stato condannato da un giudice perché ho detto quello che state dicendo voi due? Che dobbiamo portare qua solo quelli che ci servono. E mi ha detto che è razzismo. Perché io sono stato anche condannato per sta roba qua.
Allora, non mi meraviglio. Siete d'accordo voi due, Movimento 5 Stelle e più Stati Uniti d'Europa, siete d'accordo con Gio Formaggio che ci portiamo qua, no, le famiglie intere, tutti quanti, quelli che ha problemi e disgrazie, ci portiamo qua solo l'operaio che ci serve e quando abbiamo finito di farlo lavorare lo rimandiamo a casa. Siete d'accordo? No, questo l'ha detto. Siete d'accordo con me? No, perché altrimenti se portiamo qua tutte le famiglie, non sono d'accordo. La smetta di urlare. 70 tusitti. Non sono d'accordo e la smetta di urlare. 104 in Africa e tutte ste robe qua. Vabbè. E mandiamo. Allora, Biggeri, formaggio. Stop. Mi dispiace. Biggeri, scusate. Io vi saluto. Biggeri, formaggio. No, Biggeri, c'è un limite, io vi saluto. Biggeri, no, adesso siamo in conclusione. Allora, formaggio, la prego. Allora, le idee, le vostre posizioni sono assolutamente chiare. Ultimo round. Biggeri stava dicendo una cosa appunto molto realistica, cioè sono le imprese che chiedono poi alla fine questi profili. Portiamo qua solo i lavoratori. Allora, lo sta chiedendo immagino. Formaggio. Ma non siete capaci a chiudergli il microfono. Stop. Formaggio. Li paghiamo tra formaggio. Come fa a Dubai con gli indiani? Sei d'accordo così? Finché non rifacciamo tutti i bambini italiani. Formaggio. Va bene, vi saluto. Basta. Allora, Biggeri. Ecco, finiamo con Biggeri. Biggeri, la stiamo ascoltando. No, secondo me le imprese hanno bisogno di lavoratori. C'è un mondo di persone che vive situazioni drammatiche, molto spesso causate anche da gestioni internazionali. Formaggio. Ha ragione quello che dice. Infatti, io voglio. Ha ragione per la quale voglio. Mantenere l'eccellenza, l'industria, i servizi che abbiamo. Il nord-est Italia può essere patente su tutta l'Europa. Però bisogna dell'investimento, bisogna delle strutture per farlo e questo coinvolge l'immigrazione che è necessario per le industrie di questa regione. Il Veneto è stato fatto dai veneti che faceva 20 ore al giorno si è partito da un sottoscala. Non è che se prendiamo l'africano in Piazza dei Signori che sta spazzando e lo rimettiamo lì fa 20 ore e va avanti, perché ci dimentichiamo da dove siamo arrivati. Ci dimentichiamo che se non avevamo il mascio casa morivimo di fame 60 anni fa. Ci dimentichiamo da dove siamo nati. Infatti ci siamo andati tantissimo emigrati. I veneti facciamo sono emigrati tantissimo. I veneti sono emigrati tantissimo. Bene, ma siamo andati in giro a lavorare facendo più ore dell'orologio. Tutti no, i ma hanno trovato conosco, tutti dei formaggi all'estero. I veneti che sono andati all'estero hanno sempre trovato dei formaggi che gli hanno detto che non facevano nulla. I veneti che sono andati all'estero lavorato, sono sempre stati trattati come mafiosi, come fannulloni. E sempre fatto il formaggio che erano in Argentina negli Stati. Sto vedendo poca veneticità da chi sta arrivando nelle nostre città. Mi dispiace. Ma grazie, sto questo è sicuro. Pochi. Dobbiamo pochi integrarli perché abbiano la veneticità. Che stanno arrivando qua. Abbiamo bisogno di gente che si faccia il mazzo per noi. Se no non ci serve. Cerchiamola. Posso dirlo? Cerchiamola. Abbiamo bisogno di gente che venga invece qua di criminalizzarla. A lavorare più dei veneti. Perché se no non ci servono, perché se no portano via PIL. Non so quanto sono d'accordo con lei, tanti imprenditori. Biggeri, chiudo con lei davvero. Su questo. No, io ho già detto, noi se, probabilmente gli italiani che sono migrati in tantissimi anche dal Veneto e che alla fine hanno fatto l'onore dell'Italia, però quando sono stati accolti come mafiosi, fannulloni o con epiteti razzisti, effettivamente l'Italia si è scandalizzata per questo. Grazie Biggeri, vedo che adesso appunto è caduto anche il collegamento e siamo anche noi alle battute conclusive. Grazie Graham Watson, candidato all'Europarlamento per Stati Uniti d'Europa, grazie Gio Formaggio, Fratelli d'Italia. Vediamo insieme il sondaggio di Ring sulla Naya. Sì, 89,9%. Di quanto ho sbagliato? Del 3%. Ho Naya detto 85%. Per ragazzi, giusto, sì, per quasi il 90% dei partecipanti al voto, che sono stati davvero tanti anche questa sera, migliaia e migliaia. Grazie Formaggio, grazie
Watson, buona campagna elettorale, sì. Anche a Biggeri per il Movimento 5 Stelle. Direttore, mi hanno scritto i ragazzi di 9, c'è Agri Invasion questo weekend a 9. Con tutti i trattori in piazza. Ecco, dovevo dirlo, perché altrimenti mi hanno detto che mi facevano del male, mi hanno detto... Ho dovuto dirlo, Agri Invasion a 9 di Bassano. A 9 di Bassano, vuole dire anche l'ora... Weekend, andate weekend. In cerca, sarà una festa meravigliosa, evviva 9 di Bassano. Evviva 9 di Bassano, evviva Antenna 3 Ring, grazie a Simone Merlo e Tony Esposito in regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buonanotte.